But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Ma ciao! Ciao a tutti! Siamo al 30 di ottobre e noi ci stiamo preparando per domani 31 ottobre che sarà Halloween! Quindi aspettate che giriamo. Ok, qua c'è la nostra zucca Paquita, che si chiama la nostra zucca Paquita. Paquita. E io l'ho appena disegnata così, a mo' di fantasma. Cioè, la voglio paurosa, ma non troppo. Quindi, nel senso, mi sembra che così vada bene. E niente, il marchetto ora la intaglierà. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Però comunque il coltello mi fai paura. Speriamo che sia morbida. In che senso morbida? Pensavo sia tagliata. Vediamo un po'. Amore, ma non agisci un po' male già con quel coltello lì, mi fai paura. Perché? Amore, aspetta che ti tiro sulle maniche. Arrivando lo scribizio. Ah! Non ci puoi giù al cavolo. No, amore, la cavolo no. No, te sembra la cavolo. Sì, ma te non me l'aspetto. Ma come, te vivi la cavolo? Ma io sì, ma te no. Te sei un geometra, un tecnico. Hai una laurea in architettura. Non sono una laurea. Beh. È meno male. Ma non... Come ti volevo dire? Non... Solo per i guanti qua. Voglio chiare? No, i guanti schiaccia. Cosa schiaccia? Ti scappa. Ma vuoi che provo io? No, grazie. Perché non vuoi che provo io? Perché è pericoloso. Stiamo pensando a te. Basta, non andiamo prima. Perché? Perché se no facciamo dei danni. Ma scusami, come fanno a farle bambine? Ma non vorrei che mi rompessi il piccullo. Ma come fanno a farle bambine? Mo? I danni feriti attrezzi del mestiere, amore. I coltelli? Quei seri. Poi ho già stato con questo, prima di finire con questo, ma qua tagliamo. Non è una strana. Ma è così difficile secondo te? Non, quella che avevamo fatto le altre volte era così difficile? No, ma te invece avevi già finito. Perché no, te ma conosco, io ti ho detto sì. Perché è così dura? Non è dura, ma è abbastanza tenera. Sì? E perché fai così fatica? Perché mi hai dato testolina qua. Ma gli fai male a Paquita? No, Paquita sta bene.
bisogna capire se, se Paquita culo. No, no, figurati. Bruno, che c'è? Vuoi vedere la zucca? Vedere a fare la pipì? Vedere a fare la pipì? Vuoi vedere dove fa papà? Oh, stai facendo adesso? Faccio vedere Bruno la zucca. Bravo Topino, io e i bambini ce ne andiamo di là. Te ne vai? Certo, perché quello è un lavoro da te. Come lavoro mio? Io non ce l'ho voglia. Parla chi? Cazzo vuole quella lì? Pacchino, zucca del pelino. Perché si chiama Pacchino? Oh. Ma. Gratta, gratta. Taglia la zucca, taglia la zucca, taglia la zucca. Che lavoro di zucca. Quella compra la zucca ma scappa via. Mica scema. A chi me l'ha fatto fare? Thank you.
guarda te, guarda me, tocca pulire la zucca. Vieni qua a parlare, amore, perché io... Amore, io sto a lavare l'asciugatrice. Io non posso fare niente. Perché non puoi fare niente? Perché mi devo concentrare qua. Ma quanta roba c'è? Ah, ma non è liquida, dura. Abbastanza dura. Amore, ora un po'. Amore, è un casino qua, hai capito? Te sei arrivata. Ah. Questi sono i semi di zucca famosi. Hai mai visto i semi di zucca? Sì, però sono belli i semi di zucca, bisognerebbe piantarli. Io non ho altre zucche, non ci penso neanche. E beh, scusami, così evitiamo di comprarla per Halloween. Ecco, vado a piantare, amore. Ma stai sporcando anche per terra? Per terra niente. È tutta la zucca che ho dato ai cani a mangiare? Che cani? I nostri. Ma i nostri sono sul divano. Non sono attratti dalla zucca, no? No. Però le manine piccole per sporcarsi bene. Figurati, non ci penso minimamente, amore. Poi io lo sai che mi spavento, la zucca ha un'anima. E vai. Mettimi il volume della TV almeno. Togli questi quattro scemi qua. Porca miseria.
cucchiaio. Chi è? Rocco vuole venire a vedere. Fallo vedere. Vuole vedere, togliti. Ti piace la zucca? Che mangio. Non è tanto buona. Mi sa di tagliare un po' la base e mi farla stare in piedi. Amore, ma poi esce il cucciolo. Ah, poco poco. Miseria, povera, come fa a stare a piedi questa? Non abbiamo poi. Siamo quasi. Adesso non faccio niente. Dobbiamo ancora farlo leggermente. Questa sta meno in piedi. L'ha disegnata così.
L'occhietto. Tu cosa stai facendo? L'occhio. Ah. Non è così? Sì, sì. Ma va bene? Va bene, il cane beve. Bruno, vieni davanti a te, amore. Ma perché te, se te fai lì, perché devo giocare lì adesso? Giocano, amore, perché sono piccoli, hanno giocato con l'osso. Bruno, vieni a fare la pupù. Ma poi hai pensato dove metterla che non facciamo uscire con questo caldo? Amore, adesso un giorno, non fai, se li lasci diversi giorni. Io porterei giù. Ora? No. Rory! Ah! Ruby! Hai come la zucca? Vieni a vedere, amore, la zucca! Ruby! Devo prendere il braccio. Oissa! Ma è possibile che ti devo prendere in braccio perché hai paura di una zucca? Questo non è un lavoro per bambini, eh? Già. Yeah. Fare le zucche è una cosa seria.
Questa è stata dritta adesso. Come hai fatto? Sei bravo. Ti chiameremo l'intagliatore delle zucche. Che culo. Sempre sognato fare le zucche. È vero? Io ci vedo. Mi si vede? Non mi sento giocchiare. Tu sei tolto la bocca? Ma non ti pare di farla un po' più grande? Più grande qua, come siamo già. Ah, oh, beh, è già bella. Però devi un po'. Devo aggiustare quale cosa? No, devi aggiustare lì dentro. Non so, ma perché sennò poi con la luce. Ma che luce ci vuoi mettere dentro? Quelle candele che hanno dato fuoco a tutto. Che vuole come scale? Ma l'asciuga bene poi. Ma quanto, secondo te, quanto dura una candela del genere? Perché poi tu. Notte. Sei sicuro? Perché tu calcola che se la metti in casa riesci a cambiarla, se te invece la metti fuori. Vabbè, poi iniziato orario qua. Ma si calcola che alle 5 è buio, eh? Capito, non vuoi fare con la tele accesa che è buio. E anche se arriva anche alle 10, mezzanotte, poi. 10 o mezzanotte? Arriva più avanti. Faccia pure così, ma pure lui, guarda come paura che fa. Perché la luce da sopra che si vede già. Sembra che c'è quella luce. No, dai, mi fa paura dopo! Ma fa luce? Fa paura! Che bella! Fantasma? Come sei bambina? Bambina? Eh? Fa fuori. Specialmente quel colore zucca. Bastano pitturare i capelli di colore zucca. O melone invernale, chiamalo come vuoi. Allora sei salvi? Allora sei salvi, sì. Non ho mai detto a nessuno che ti odio. E che mi odio? Scusa, ti faccio una zucca bellissima. Ma scusami, tu dovresti dire che ti intaglio la zucca per Halloween, ma la tua zucca è la più bella che ho mai visto. Che zucca? La mia! Perché c'è la zucca? Sì! Pensavo fosse questa la tua zucca. Quella è Paquita. Ma cos'è Paquita? Pacchiana? No, Paquita. Da Paco il nostro amor. Sì, Paco. Però io non ho ancora capito come fanno i bambini a intagliare la zucca con i coltelli. Si sarà l'adulto che ci sta dietro, amore. Sì, però voglio dire, è dura, come fai? La fa sempre l'adulto. Non so, amore mio. Penso che sì. Perché te non me la fai fare a me? Ci mancherebbe. Hai paura che mi taglio? No, hai paura che ti sbagli e ti devo buttare via la zucca. Perché stai stilata adesso, amore? Ma stilata perché hai detto una cosa brutta. Io pensavo che tu ti preoccupassi per le mie mani. Mi stavo preoccupando per le tue mani. No, tu ti sei preoccupato per la zuppa. Zucca, perché mi viene zuppa? Zucca, ti sei preoccupato per la zucca. Mm.
Poi pulisci te qua, eh? No, no, io me ne vado. Ciao. Saluta. Oh, ciao, saluta. Ma mettila... Cosa la metti? Mettila in frigo, sì. Mettila in frigo. No, per dire, mettila in frigo. Andiamo, Rocco. Andiamo. No, cassetto della pappa, no? L'hai già fatta la pappa. Andiamo. Bruno, andiamo sul divano. Papà poi arriva. Pulisce tutto e arriva. Andiamo, ti prendo un braccio. Andiamo. Porca vacca boia, tu che sei boia chi mola. Guarda che succa, che succa, che succa, che succa, succa, succa. Ha rotato la rete. Detto, a me piace essere, come lei sa, molto razionale. La discussione sul tetto è stata fatta in questo momento.